fra gli ultimissimi libri che ho pubblicato ce n'è uno che si chiama Vorrei capire, avrei voluto capire la matematica, che uscirà la settimana prossima e lo metteremo online a titolo gratuito, perché capire la matematica non significa imparare la matematica, ma capire vuol dire qualche cosa di più. Allora noi, insieme a un collega che era un mio ex alunno, abbiamo fatto un'analisi e abbiamo trovato anche una cura per poter capire la matematica. Insomma, quindi è un libro carino, qui la copertina non la vedo, poi se vi interessa me la farò vedere. E poi, insomma, siccome sono partito da matematico, da fisico e cose di questo genere, ho fatto delle cose, essenzialmente sono queste qui, insomma, quello che ho fatto. Bene, poi ho fatto delle cose in America, insomma, questa ricerca di antimateria di origine cosmica, e qui c'è una buona idea alla base, insomma, siccome per generare materia e antimateria bisogna concentrare grandi quantità di energie e farle scontrare in modo che condensino da una parte materia e dall'altra antimateria, e non ci sono dei circoli per far circolare energie, piccole masse atomiche, sufficientemente grandi da far raggiungere quelle velocità che in uno scontro produrrebbero la formazione di materia e antimateria. E allora abbiamo avuto un'idea cretina da un certo punto di vista, geniale da un altro punto di vista, tant'è vero che ce l'hanno finanziata con un sacco di soldi per 10 anni e la NASA l'aveva messa a risiedere in modo permanente nella stazione spaziale Freedom, che si doveva costruire e mettere in orbita ai tempi della prima guerra del Golfo. E noi ci stavamo preparando, poi è scoppiata la guerra del Golfo, i soldi sono finiti e quindi siamo rimasti a terra, insomma. Però la NASA ci ha finanziato un progetto con un pallone di alta quota, prendeva il nostro laboratorio, lo portava a 40.000 metri e noi prendevamo con questo osservatorio, insomma, con questo strumento che catturava tutto ciò che succedeva nel cosmo, quello che passava attraverso questo cubo di 70 cm di lato. Questo strumento, che si chiamava MASS, cioè Matter Antimatter Spectrometer Space, cioè misuratore nello spazio di materia e antimateria, veniva costruito al CERN, dove noi lo andavamo a testare, nel laboratorio vicino a quello in cui si stava costruendo Aleph Zero. Era una cattedrale rispetto al nostro di 70x70x70, perché era, insomma, non so, 20 metri, era alto 15, insomma, una bestia. E noi, insomma, siamo riusciti a fare vari lanci, vari esperimenti, in cui abbiamo tratto due conclusioni. Primo, che antimateria ce n'è di più di quella che si credeva fino agli anni 85-90, quando stavamo facendo questi esperimenti, e però non abbastanza per garantire la presenza di antistelle. Noi abbiamo trovato degli antiprotoni e ne abbiamo trovati diversi, cioè un ordine di grandezza in più, cioè 10 volte di più di quelli che aveva trovato Buffington, che era quello che ci aveva preceduto nella ricerca a partire dagli anni 60. Da quando Leonardo ha ideato il volo, a quando si prende il jet per andare negli Stati Uniti, ci sono voluti secoli. E io sono giovane, ma non tanto, insomma, quindi tutto questo tempo che aspettavo. Quindi è inutile impignare su questo tipo di ricerca che non mi porterà da nessuna parte. E allora ho pensato di mettermi a scrivere romanzi. E ho esordito con una raccolta di poesie che si chiama Lontananze, e poi sono andato avanti. Insomma. Io volevo far vedere una cosa, se vi può interessare, perché ce l'ho. E questo è il filmatino. C'è un filmatino breve, ve ne faccio vedere solo un pezzetto. E
Ecco, io in universi paralleli dico, guarda che niente paura, quando io tiro un dado che può andare da 1 a 6, i numeri escono tutti, però noi ne vediamo solo uno, perché dove escono gli altri? Negli universi paralleli. Allora, con questa congettura degli universi paralleli, il teorema generale dei grandi numeri è dimostrato da solo, perché se tutte le possibilità si verificano simultaneamente, è chiaro che sono equidistribuite. Con questo vi dico che non credo al calcolo delle probabilità. Se uno si mette da solo a volersi, cioè si mette in mente un progetto, lo vuole realizzare assolutamente, è probabilmente destinato a naufragare, cioè non ci riesce, d'accordo? A meno che, e quindi io do un'ipotesi di risposta. A meno che non si guarda intorno, non cerca le caminche aria tira e si mette a desiderare, anziché di volare con le mani, e si mette a desiderare di volare con l'aereo, allora può darsi pure che ci riesce, insomma. Quindi la propria libertà, sia di pensiero che di sensibilità, di scienza, eccetera, e va sempre commisurata con la realtà esterna nella quale ci troviamo immersi. E allora la scelta, l'opportuna finalità del nostro operare, insomma, è opportuna e ci può condurre al successo senza naufragare. E poi c'è questo scaccomatto in vittoria, anche questo, insomma, è un libro in cui così io invento un artificio narrativo che però è sempre legato con le premonizioni. L'artificio narrativo è questo, che io racconto prima a livello di sogno una situazione di luoghi e poi a livello di realtà un'azione che si svolge nei luoghi che ho già raccontato prima nel sogno. Allora, dal punto di vista narrativo è comodo perché non devo complicare con troppe parole, insomma, perché dicono, poi dopo si muove e si accorge che c'è una finestra e allora va verso la finestra. No, invece io che lì c'è la finestra, che poi c'è la porta, che poi c'è la scala, il piano di sotto, la melma, il casino, l'ho già detto. E poi faccio svolgere un'azione lì dentro, per cui chi legge ritrova il percorso senza molto più essenzialmente, eccetera. E però poi queste sono tutte premonizioni, insomma, perché uno si sogna quello? Perché poi gli succederà quell'altro, insomma, e quindi è sempre messo in relazione con questa anticipazione temporale dei fatti. Poi c'è I quattro viandanti del tempo, che è l'ultimo libro che ho pubblicato in Svizzera, che adesso esce anche in francese. E niente, I quattro viandanti del tempo, in realtà sono due, però sono doppi. E uno si chiama Amir Jalian, che lui è il padre, un altro si chiama Leonor Rosalina, che Leonor è quella vera e Rosalina è quella del livello onirico, e quindi il passaggio da Rosalina a Leonor, da Amir a Jalian, è un percorso temporale, insomma. Quindi io vi invito formalmente, stavamo studiando con Renata, una vostra partecipazione, un vostro intervento alla terza università, dove sarei lieto di avervi, per parlare un pochino meglio di tutte queste cose, insomma, e di altre che, insomma, verranno proposte con voi. Ho avuto il piacere di conoscervi oggi, mi dispiace molto di non essere venuto prima, perché mi sono trovato subito bene, insomma.